Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono passati giusto 2 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti. Sorvoliamo dettagli. Oggi torno con un video cult per il mio canale, il video dei prodotti finiti. Sarà un video bello lungo, quindi preparatevi, perché sono i prodotti finiti di ben 3 mesi, febbraio, marzo e aprile. Ho il cestino bello carico, infatti sono molto molto soddisfatta del mio smaltimento prodotti. Ecco, la quarantena in tutto ciò secondo me aiuta, perché almeno per quanto mi riguarda ho cercato di non acquistare nulla, infatti non ho acquistato praticamente nulla se non le cose strettamente, ma strettamente vi ripeto necessarie, ed è stato quindi il periodo perfetto, e ancora lo è, per smaltire tutte le scorte che ho e lo consiglio anche a voi che abbiamo in casa. Partiamo subito, vi mostro tutto quanto e come sempre vi dico che cosa ne penso. Ovviamente qua sotto aspetto i vostri commenti in cui mi raccontate come state e come state affrontando questo periodo, ma bando alle ciance, partiamo subito. Ok, cestino sulle gambe e partiamo subito con i bagno doccia, bagno schiuma terminati. Questi li ho utilizzati in collaboration with my family, con i miei genitori. Il primo che vi mostro è questo qui di Mantovani. Questo è un bagno doccia neutro con gardenia e crema fluida, dermoprotettivo, formula ipoallergenica, nickel tested, 500 ml di prodotto, 99 centesimi o giù di lì in offerta. Ci troviamo molto bene con questi bagno doccia della Mantovani perché hanno un'ottima consistenza, la consistenza che piace a noi, molto cremosa, coccolosa, idratante, setosa. Non fanno tirare assolutamente la pelle, ma ripeto, la lasciano molto elastica, molto morbida e hanno poi delle profumazioni piacevolissime che persistono qualche oretta sulla pelle del corpo. Ve li straconsiglio perché hanno un ottimo prezzo e ripeto, sono anche molto performanti. Sicuramente continueremo a riacquistarli. Poi, terminato anche questo qui, delle Petit Marsiglier al latte di vaniglia. Questi sono 250 ml, anche questo pagato in offerta a 99 centesimi. Questi sono dei doccia crema, infatti, così come quello che vi ho mostrato prima, sono perché li ho provati praticamente tutti. Sono dei bagno doccia, dei bagno crema estremamente morbidi, nutrienti, setosi e hanno poi delle ottime profumazioni. Tra le mie preferite, questa al latte di vaniglia. Ecco, l'unica pecca è che rispetto a quello precedente, questo non mi ha lasciato la profumazione, il profumo, non mi è rimasto sulla pelle del corpo, svanisce all'istante. Pecca grandissima perché la profumazione al latte di vaniglia è qualcosa di delizioso. Poi io personalmente amo la vaniglia in tutte le sue varianti. Comunque sono dei prodotti promossi, ve li consiglio in offerta perché a prezzo pieno siamo anche intorno a 2,50 euro, 3 euro, e non ne vale la pena. Per 1 euro in offerta si può fare assolutamente. Comunque questo lo riacquisterò. Poi, altro bagno doccia terminato, che mi è piaciuto tantissimo, è questo qui di Bottega Verde. Questo faceva parte della linea natalizia Magia delle Stelle con estratti di patchouli e bergamotto. Questi sono 250 ml, non so dirvi il prezzo perché questo faceva parte dei regali di Natale. Infatti saluto la mia amichetta Sabri, che mi manca tantissimo, grazie ancora tesoro. Lei mi aveva regalato questo bagno doccia e la crema versione mini size da borsetta che non ho ancora utilizzato. Il bagno doccia è buonissimo, ha una profumazione super super calda, avvolgente, non lo so, secondo me è perfetta per il periodo più freddo. Tra l'altro la profumazione persisteva sulla pelle del corpo e nonostante fosse un gel, mi lasciava la pelle estremamente morbida, idratata, setosa e non lo so, quasi più elastica, non saprei come spiegarvelo. Tra l'altro all'interno c'erano tantissimi brillantini che però non persistevano sulla pelle del corpo, ma vi facevano entrare in quella magia, ecco, in quell'atmosfera natalizia che, insomma, mi manca già. E niente, non so se potete trovarlo, se potete reperirlo, però è un prodotto veramente molto molto buono che mi ha conquistata. Ultimo bagno schiuma terminato è questo qui di Eufidra. Questo me l'avevano regalato in parafarmacia quando, parliamo prima di Natale, quando sono andata per fare alcuni acquisti. E questo è appunto un bagno crema dell'Eufidra ai fiori di cotone. Infatti c'è scritto buone feste, eccetera, eccetera. Allora, questi erano 200 ml di prodotto, carinissima anche la confezione, magari per qualche regalo. Questo bagno doccia, anzi, questo bagno crema mi è piaciuto tantissimo perché ha una profumazione fantastica, fiori di cotone, sa praticamente,
si sente ancora il profumo, sa di buono, di pulito, una coccola, e anche qui la consistenza era estremamente cremosa, idratante, quasi burrosa, super morbido sulla pelle del corpo, non mi faceva tirare nel modo più assoluto, non sentivo neanche l'esigenza, una volta utilizzato, di applicare una crema per il corpo, e anche qui la profumazione persisteva. Ottimo, sicuramente se dovessi ricapitare in parafarmacia nei prossimi mesi, lo riacquisterei volentieri, perché è un prodotto secondo me molto molto valido. Tra l'altro è anche senza SLS, SLS, oli minerali, parabeni, coloranti e siliconi, e secondo me è adatto anche alle pelli più delicate e sensibili. Fantastico, ve lo straconsiglio. Poi vado avanti con un deodorante. Questo qui è il deodorante Dove, 0% alluminio, sali d'alluminio e alcol, sì, con un quarto di crema idratante, la versione original. Sono 150 ml di prodotto, questi in offerta li pago meno di 2 euro, e devo dire che questa linea 0% mi piace tantissimo. Ho provato e terminato questa versione original, ma anche la versione alla pesca e verbena, e sono dei prodotti validissimi perché fanno il loro dovere, quindi profumano per tutta la giornata senza però contenere all'interno quegli elementi, quegli ingredienti comunque dannosi che sono i sali d'alluminio e l'alcol. Ve li straconsiglio, sicuramente lo riacquisto. Magari però riacquisto la versione alla pesca e alla verbena perché ha una profumazione ovviamente più piacevole. Ottimo, ottimo prodotto. Poi vado avanti con una serie di maschere, dischetti struccanti, eccetera eccetera, ma andiamo velocissime. Allora, ho terminato questi maxi dischetti della Sien, 70 pezzi per meno di un euro. Ogni volta che vado da Lidl li riacquisto. Adesso non ci posso andare perché Lidl non è nella mia città, ma dal 4 maggio, se non erro, si potrà andare anche in altri comuni, e sicuramente quando riandrò da Lidl farò scorta. Io amo questi maxi, ma anche quelli mini che tra l'altro ho qui. Ecco, non vi dico bugie perché li sto utilizzando proprio in questo periodo. Promossissimi, ve li straconsiglio. Promossissimi anche questi dischetti mini, diciamo quelli normali, della Fleur de Ceryl, che trovo all'MD. Anche questi sono 100% cotone, anche quelli di Lidl. Esatto, non so se ve l'ho detto, e anche questi costano all'incirca un euro. Promossissimi anche questi, sia la versione normale, i dischetti piccoli, sia la versione maxi. Anche questi, ogni volta che vado all'MD, li riacquisto e faccio sempre scorta. Mi piacciono entrambi perché sono compatti, non si sfaldano e sono molto morbidi. Per il prezzo che hanno, vanno più che bene. Poi ho terminato due confezioni di salviettine struccanti, tra le mie preferite in assoluto. Abbiamo infatti queste acqua alle rose di Roberts, che sono delle salviettine struccanti viso, occhi e labbra, con il 95% di ingredienti di origine naturale. Se non erro sono 25 pezzi. Adesso no, sono 20 salviettine e hanno un prezzo che varia abbastanza. Vi consiglio di comprarle in offerta quando le trovate intorno ai 2 euro, 1,50 euro. Validissime perché struccano di tutto e lo fanno in modo assolutamente delicato. Così come queste della L'Oreal, le salviette struccanti fiori rari. Queste con rosa e gelsomino lenitivo sono indicate per pelli secche e sensibili. Quelle che vi ho mostrato prima invece... penso che siano adatte a tutti i tipi di pelle. Comunque queste sono 25 salviettine, anche queste vi consiglio di comprarle in offerta per 2 euro, 1,50 euro, non di più. Anche queste, così come le precedenti, sono validissime perché anche queste struccano di tutto senza irritare, bruciare, arrossare, molto molto delicate, e hanno poi delle ottime profumazioni. Strapromosse entrambe. E poi ho utilizzato anche queste due maschere per il viso in tessuto della Sien. Queste le avevo trovate tantissimo tempo fa da Lidl, penso che si trattasse di un'edizione limitata, e ho deciso di provarle, pagate 1,49 euro l'una forse. Allora, la maschera viso idratante e tonificante con estratto di tè verde, allantoina e acido ialluronico per pelli normali e miste, e poi abbiamo la versione idratante e vitalizzante con estratto di melagrana, acido ialluronico
e collagene per pelli secche, mi sono piaciute tantissimo. Allora, una volta rimosse, io le tenevo in posa intorno ai 15-20 minuti, sentivo la pelle del viso, anzi vedevo la pelle del viso, molto più luminosa, molto più idratata, morbida, compatta, elasticizzata. Sono delle maschere che secondo me, per il prezzo che hanno, sono veramente molto performanti. Sicuramente dovessi ritrovarle da Lidl, le riacquisterei e ve le straconsiglio. Ottimo rapporto qualità-prezzo, secondo me. Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, ho terminato, ebbene sì, il miracolo è avvenuto, ho terminato una crema per il corpo. Questa qui è di Avon, della linea Maxima. Questa è una linea che comprende profumo, crema corpo, talco, profumo da borsetta, tantissimi prodotti. Io infatti sto utilizzando anche il profumo, ma questo mese ho terminato la crema corpo da 150 ml. È una crema profumata che non ha, per quanto riguarda il prezzo, meno di 10 euro sicuramente. Io l'avevo presa, anzi mi era stata regalata dai miei genitori in un set natalizio in cui era presente crema corpo, profumo da 50 ml e profumo da borsetta. Singolarmente penso che il prezzo si aggiri intorno agli 8-9 euro. Comunque è una crema profumata e io l'ho utilizzata proprio per questo motivo. Non è una crema dalle alte pretese, non è una crema super idratante, più che altro un latte, ma io l'ho utilizzata soprattutto per la profumazione, perché mi piaceva applicare questa crema e poi sopra applicare il profumo. La profumazione è buonissima, io non saprei neanche come descriverla perché qui non ho neanche le note, però ragazzi è una profumazione molto presente, avvolgente, anche qui calda, quindi una profumazione sicuramente adatta al periodo più che altro autunnale invernale. Magari fateci un pensierino per il prossimo autunno inverno. Molto molto buona, mi è piaciuta tantissimo. Poi, per quanto riguarda il viso, ovviamente, essendo in periodo di quarantena, estetiste, centri estetici chiusi, parliamo di depilazione perché è un argomento veramente molto serio. Allora, ho terminato queste strisce depilatorie per il viso della Licia. Eccole, sono 20 strisce più 4 salviettine post depilazione. Queste sono indicate per pelli sensibili e hanno un costo che si aggira intorno ai 2,50-3 euro in offerta. No, ragazze, no. Allora, non so se sono io il problema, molto probabilmente sì, non lo so. Però io con tutte queste striscette depilatorie non mi trovo bene. Mi irritano tantissimo la pelle, me la arrossano tantissimo, tant'è che non una ma ben due volte dopo averle utilizzate, queste qui nello specifico, mi hanno irritato talmente tanto la zona del baffetto che mi si è praticamente aperta la pelle, mi si è formata una crosticina veramente molto imbarazzante, proprio perché la pelle era lesa. Ripeto, forse sono io il problema perché magari non le so utilizzare, però sensibili de che? Io non le ho trovate per nulla adatte a pelli sensibili. Poi dici, ok, un pochettino aggressive, però ti tolgono il pelo. Ma de che? Baffuta ero, baffuta sono rimasta. Questo per farvi capire. Le ho provate io e le ha provate anche mamma. No, 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 non ci siamo proprio. Opterò per la crema depilatoria, perché lo so che non è il massimo della vita, però almeno quella, i baffi, perché sono baffi, i baffi me li rimuove. No. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, ho terminato questo prodotto di cui vi ho già parlato, me ne sono follemente innamorata, non vedo l'ora di riacquistarlo. Questo è il prodotto di Naobei, ovvero, cerchiamo la dicitura in italiano, schiuma detergente detox, eccola qua. Sicuramente la conoscete, si trova da Tigotà. Sono 150 ml, costa poco meno di 5 euro. È una schiuma detergente estremamente coccolosa, morbida. È una delle schiume detergenti migliori per il viso mai provate. Non ne ho provate di tantissime, ma qualcuna l'ho provata e questa per me è la migliore, la number one. Non si smonta, quindi vi dà la possibilità di essere lavorata sul viso. Va a detergere, a pulire in profondità la pelle del viso senza però farla seccare, senza però farla tirare. Me la lascia morbidissima e anche molto luminosa. E tra l'altro mi stavo dimenticando di dirvi che è un prodotto, una linea di prodotti con buon indice, tra l'altro certificati EcoCert. Io sicuramente, non appena ne avrò la possibilità, la riacquisterò. Prodotto veramente top da provare se ancora non l'avete fatto.
fatto. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, ho terminato anche questo prodotto. Questo è un prodotto di The Ordinary. Questo è un siero per il viso con niacinamide 10% e zinco 1%. Sono 30 ml di prodotto, pagato meno di 10 euro. È un prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo e anche qui non vedo l'ora di riacquistare. Questa è la confezione carinissima in vetro con il contagocce, c'è ancora una goccettina di prodotto ma l'ho spremuto fino all'ultimo. Allora, questo è un prodotto anti imperfezioni, è un prodotto che mi ha aiutato tantissimo con la grana della pelle. C'è stato un periodo in cui avevo, ancora ne ho qualcuno, ma c'è stato un periodo in cui avevo tantissime bollicine, sottopelle, brufoletti in eruzione, quindi la grana della mia pelle era veramente irregolare. Questo prodotto mi ha aiutato a rendere la grana della pelle molto più liscia, regolare, quasi piallata. Ripeto, è un prodotto anti imperfezioni, quindi mi ha aiutato anche a seccare eventuali imperfezioni, quelle che per forza di cose nascevano sulla pelle del mio viso, mi ha aiutato a seccarle molto più velocemente e, ripeto, a rendere soprattutto la grana della pelle molto più regolare, liscia, setosa. E io notavo veramente la differenza, infatti adesso che l'ho terminato ne sto risentendo, perché iniziano a riapparire quelle fastidiosissime bollicine sotto pelle. Non so, se avete qualche prodotto da consigliarmi, fatelo qua sotto nei commenti, perché The Ordinary, sì, potrei acquistarla sul loro sito, o comunque dovrei andare in un negozio Douglas, in questo periodo non è possibile. Se avete un prodotto simile da consigliarmi, magari anche più facilmente reperibile, fatelo nei commenti perché ne ho estremamente bisogno. Questo comunque è un prodotto top, appena avrò l'occasione lo riacquisterò, però magari nel frattempo provo anche qualcos'altro. Ah, e tra l'altro mi stavo dimenticando di dirvelo, però questo prodotto, comunque questo brand in generale, ha ottimi ingredienti e dei prezzi veramente molto economici. Poi ho terminato due prodotti per le labbra, due burro cacao, tra i miei preferiti in assoluto. Parliamo infatti del burro cacao, del balsamo labbra idratante e protettivo di Vivi Verde Coop, 4,8 grammi di prodotto per meno di 3 euro. E poi abbiamo questo qui dell'erbolario Nutrilabbra vellutante 4 burri, 4,5 ml, costa un pochettino di più perché siamo intorno ai 5 euro, 5,50 euro. Sono tra i miei balsamo labbra preferiti in assoluto, perché vanno a nutrire, idratare in profondità la pelle delle labbra, vanno praticamente a risanare le labbra e sono fantastici in particolar modo nel periodo più freddo, in cui le nostre labbra hanno maggior bisogno di nutrimento, di idratazione profonda. Io sicuramente li riacquisterò, anche se ultimamente ho scoperto l'amore della vita, ovvero questo burro labbra di Nux Rêve de Miel. Ve ne ho già parlato, questo è l'amore, quindi per il momento utilizzo questo. Ma anche questi prodotti qui che vi ho appena mostrato sono validissimi, ve li straconsiglio e in futuro sicuramente li riacquisterò. Poi, altro prodotto terminato è questo profumo aromatico dei Tesori d'Oriente. Questo è Fiore del Dragone Dupe del mio amatissimo Hypnotic Poison di Dior. Sono 100 ml di prodotto, questi profumini dei Tesori d'Oriente costano meno di 5 euro in offerta, anche 2,90 spesso da acquasapone. Questo Fiore del Dragone, perché dupe del mio amato Hypnotic Poison di Dior, è il mio preferito in assoluto. Ovviamente non ha una persistenza chissà quanto wow, però si fa quella mezza giornata senza troppi problemi e il profumo si fa sentire. Buonissimo, ve lo straconsiglio, sicuramente più in là lo riacquisto. Adesso voglio terminare tutti i profumi, tutte le acque profumate che ho accumulato nel corso degli ultimi mesi, perché sono veramente tantissimi, però prodotto top. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho terminato questa maschera per capelli di Organic Shop. Questa è al cocco tropicale e burro di karité. Queste maschere di Organic Shop hanno il 98% di ingredienti di origine naturale e sono anche certificate Cosmos Natural, sono senza parabeni, senza siliconi. Questa in particolar modo conteneva 250 ml di prodotto, il prezzo è sicuramente inferiore ai 5 euro. Anche questo è stato un regalo di Natale della mia amichetta Sara, un bacione tesoro anche a te, anche tu mi manchi un sacco. Non mi è piaciuta, facciamola breve, non mi è piaciuta perché profumazione divina, poi io sono una fan sfegatata del cocco in tutte le sue varianti, ma ragazze, non ci siamo. Dovevo utilizzare, ok, i capelli lunghissimi e sembro Maria Maddalena, però
dovevo utilizzare tantissimo, ma tantissimo prodotto per avere un minimo di risultato. Non è una maschera super idratante, super nutriente, districante, ammorbidente, fa il minimo indispensabile. Sicuramente non la riacquisto perché in giro c'è di molto meglio a minor prezzo. Basti pensare alle maschere Hair Food di Garnier, oppure ancora meno costose le maschere di Omia Laboratoire. No, non ci siamo, non mi ha convinta. E poi, sempre per quanto riguarda i capelli, ho terminato questa combo di shampoo e maschera della Intra. La Natura Dentro, biomaschera lucentezza, semidilino e olio di jojoba per capelli spenti, 250 ml per meno di 5 euro. E lo shampoo, sempre biologico, lucentezza, semidilino, olio di jojoba, capelli spenti, 250 ml, anche qui per meno di 5 euro. Sono prodotti con il 98% di ingredienti di origine naturale. Io li trovo da saponi e profumi, ma li trovate anche da limoni, che adesso sono Douglas, forse anche in altri punti vendita. Sono dei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Lo shampoo pulisce molto bene in profondità i capelli senza però seccarli, e la maschera, tra l'altro me li lasciava puliti per un 3-4 giorni senza problemi, e la maschera l'ho trovata molto idratante, anzi direi nutriente, ammorbidente e districante. Ottima poi anche la profumazione. Sono prodotti che vi consiglio e che non escludo di riacquistare in futuro. Promossissimi. E dulcis in fundo, ho terminato anche un rossetto liquido, anzi il mio rossetto liquido preferito. Sapete quanto io sia follemente innamorata di questi Superstay Matte Ink di Maybelline, tant'è che ne indosso uno anche oggi, come vi dicevo prima, ma ho terminato il mio preferito, il numero 65, questo nude caldo per eccellenza. Io lo amo, vira più che altro sul marroncino rosato pescato, me l'avete visto tantissime volte indossato. L'ho terminato fino all'ultima goccia e non vedo l'ora di riacquistarlo. Io ve li straconsiglio questi prodotti perché più che rossetti liquidi per me sono tinte labbra. Sono super scriventi fin dalla prima passata, durano tantissime ore e perlomeno su di me non sono particolarmente secchi. Io li trovo abbastanza confortevoli, non mi seccano particolarmente le labbra dopo tot ore dall'applicazione. Niente, se riesco, vediamo se è rimasto qualcosina, vedete che è super secco, se è rimasto qualcosina, sì, si vede ancora. Vi faccio un piccolo swatch. Io lo trovo bellissimo, secondo me super adatto per tutti i giorni, da portare al mattino, in qualsiasi occasione, in qualsiasi ricorrenza. È un prodotto veramente fantastico da avere, non vedo l'ora di riacquistarlo, lo farò sicuramente a breve. Prodotto wow, fate un applauso per me perché terminare un rossetto non è roba da tutti i giorni, quindi me lo faccio anche da sola. Brava Marti! Ok, io ho terminato, questi erano tutti i prodotti finiti durante gli ultimi 3 mesi, febbraio, marzo, aprile. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscete questi prodotti, se volete consigliarmi anche qualche altro prodotto, fatemi sapere come state passando questo periodo. Scambiamo insomma 4 chiacchiere qua sotto. Io vi saluto, un abbraccio anche se virtuale ve lo mando e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Piuttosto fatemi sapere se avete qualche richiesta particolare per i prossimi video perché sono a caccia di idee. Un bacio, ciao ragazze e ciao ragazzi.